obiettivi di salute, quindi lasciamo la parola a te, Alberto. Alberto Lamaggia, assessore alla montagna, più tutta una serie di altre cose nella regione Piemonte, ringrazio per la presenza. Sì, grazie Roby, buongiorno a tutti, un benvenuto ai graditi ospiti, a chi non era mai venuto ad Acelio, hanno preparato la fioritura dei narcisi. Se voi guardate, qui c'è una delle sagre più antiche, che è la sagra del Narciso, più antica è la prima della stagione, perché si inizia adesso, però vedere i narcisi spontanei nei prati, li avete visti, potete anche andare a raccoglierli, portarli a casa, pochi, però pochi, è una delle chicche, una delle splendori della Valmaira. Porto i saluti, dicevo, del presidente che non ha potuto essere qui, l'hai già detto tu per motivi di salute, ma anche la mia collega che ha la delega per le aree interne, che è la Giuseppina De Santis, che aveva un altro problema più spesso. Io volentieri ho accettato, ci sono qui le due dirigenti del turismo, cultura e della competitività, volentieri ho accettato di venire qui, gioco un po' in casa per questo tema. È una tappa importante questa di oggi, che segna un po' il passaggio all'operatività, proprio qualche settimana fa, il 27 di aprile, in giunta abbiamo approvato le attività operative per i due primi ambiti, che sono quelli qui della Valmaira e Valgrana, e poi ci sarà anche quello dell'Ossola, e si sta anche lavorando per le altre due che sono dietro, quindi diciamo che siamo in fase operativa. Però mi veniva bene andare a riprendere gli appunti di qualche anno fa, era il 18-19 settembre del 2014, e facemmo quell'incontro in quel di Elva con questa delegazione nella nebbia, per arrivare con un torpedone partendo da Cuneo, arrivando ad Elva. Non era come adesso il sole, i colori, i verde di tutti i tipi di questa nostra vegetazione, la biodiversità, il Maira pieno d'acqua, i narcisi nei prati, là era un po' più. E io dicevo, ma questi, lo dico in piemontese, questi si tornano pepì, questi non tornano più da Roma. E invece devo riconoscere che diciamo quello che si è seminato in allora, più che altro una metodologia, tutto il lavoro adesso prende concretezza. E quindi sono molto contento, chiudo qui il mio saluto, sto qui ad ascoltare come montagna, poi siamo particolarmente attenti perché è un modello questo, sia come metodo di costruzione della progettualità, sia come realizzazione, che poi vorremmo, partendo da questa esperienza pilota, diventasse, diciamo, un modo di lavorare un po' per tutto il territorio. E quindi con attenzione, e anche ringraziando per il lavoro fatto dal professor Barca, da tutta la squadra, chi ha lavorato in questi anni, auguro una buona continuazione di percorso, perché poi questa sera ci sono anche momenti importanti di cultura e di profonda cultura, quindi buona permanenza e buona continuazione di lavoro a Celio. Grazie. Bene, io ringrazio Alberto, che è sempre presente e ci accompagna nelle tante battaglie che nei nostri territori quotidianamente dobbiamo affrontare. Il mio compito è quello di introdurre i lavori, e per introdurre i lavori chiaramente mi preme, riparto dall'inizio, ringraziare tutti voi presenti, siete in Valle Maira, siete nell'area pilota Grana Maira, ringrazio anche il presidente della Valle Grana che è qui insieme ad altri amministratori, siete nelle valli occitane, siamo l'area pilota più a ovest delle tutte le aree pilota che stanno lavorando sulla strategia nazionale aree interne. Valli occitane che da qui si spingono attraverso la Provenza, il Languedoc, l'Auvergne, il Midi Pirenei, arrivano i Pirenei, arrivano alla Catalogna, arrivano alla Val d'Aran. Storicamente le nostre valli non sono mai state
al confine, nel senso che non ha, le montagne che abbiamo anche visto stamattina per chi è venuto a fare la visita alla centrale del Maurin, quelle montagne che fanno da profilo non sono mai state un confine, ma sono sempre state un ponte. Un ponte verso opportunità nuove, un ponte verso prospettive nuove di vita. E io credo che, ringraziandovi veramente di cuore perché avete colto l'invito a venire in una valle che per chi parte dalla Sicilia, dalle Madonie, capisco l'impegno, e per noi che abbiamo speso tanto come sacrificio per organizzare un evento del genere con le oggettive difficoltà logistiche di cui ovviamente vi siete resi conto, è sicuramente merito di soddisfazione. Grande soddisfazione poter oggi essere qui da Ceglio, essere in Valle Maira, essere nelle nostre valli per affrontare e lavorare sulla partita delle aree interne. Quindi ringrazio di cuore veramente gli amministratori presenti, ringrazio Alberto, i dirigenti della Regione Piemonte che sono qui presenti oggi stamattina, oggi pomeriggio. Come vi ho detto, la valle è un territorio che si proietta verso altri territori, verso la Francia, pur non avendo un passaggio diretto, abbiamo contatti culturali, storici, linguistici, avete visto due bandiere fuori con una croce, quella è la bandiera occitana, è la nostra bandiera, nel senso che si identifica in una cultura, in una lingua, parliamo l'occitano, balliamo l'occitano, stasera avrete l'occasione per chi vuole di sentire anche la storia attraverso gli strumenti musicali dell'Occitania. Quindi una valle, un territorio che è un ponte verso delle opportunità, e questo ponte verso nuove opportunità è anche il modo in cui noi abbiamo visto la strategia nazionale aree interne. Un ponte che chiaramente è figurativo, ma che ci ha permesso di... Io mi sono anche dimenticato di fare quello che dovevo fare. Sappiamo tutti delle opportunità che la SNAI ci ha messo a disposizione. Conosciamo tutti, perché siamo tutti in qualche modo coinvolti in questo percorso da anni, delle difficoltà che abbiamo affrontato per poter arrivare, e qui parlo per la nostra valle, ad avere l'APQ firmato, perché noi formalmente è cominciato l'iter di firma dell'APQ dalla regione, adesso passerà a tutti gli altri enti. E sappiamo delle difficoltà, dicevo, ma ci siamo anche, abbiamo affrontato questo percorso conoscendo e sperando in opportunità che la politica ordinaria in questi decenni probabilmente non ci ha messo a disposizione. Allora, quello che vorrei appunto sottolineare, aprendo i lavori, è che nonostante le difficoltà, nonostante la burocrazia, l'ha detto anche il ministro De Vincenti, nonostante un percorso troppo lungo, lo sappiamo, la grande opportunità della strategia nazionale aree interne è che oggi siamo qui in Valle Maira. Come l'anno scorso eravamo ad Agliano, come un mese fa ci siamo trovati come federazione in Val Chiavenna, questa è la grande opportunità della strategia nazionale aree interne. Perché le risorse economiche, lo sappiamo tutti, sono fondamentali. Ma il vero, dal nostro punto di vista, per gli amministratori, penso al sindaco di Acceglio, a chi mi ha accompagnato come referente d'area in modo più vicino in questi anni, la vera opportunità che abbiamo colto noi in questo percorso è quello di sognare, costruire e immaginare una nuova policy, nuove politiche per le nostre aree. Ed è chiaro che quando uno immagina di fare un percorso e lo costruisce, partendo tante volte veramente da, essendo talmente innovativo, e Fabrizio Barca lo ripete più volte, stiamo facendo qualcosa che non si è mai fatto, e facendo qualcosa che non si è mai fatto ci sono degli intoppi, è normale, ma proprio perché è qualcosa che non si è mai fatto ed è qualcosa che in cui noi abbiamo creduto tanto, non possiamo fermarci agli intoppi, non possiamo fermarci alle polemiche,
e non possiamo fermarci alle difficoltà che fisiologicamente si possono anche creare tra soggetti diversi della gerarchia decisionale, istituzionale, dai ministeri alle regioni, agli enti locali. Non possiamo fermarci di fronte a normali logiche fisiologiche che erano politiche in un territorio in cui la politica, intesa la politica partitica, ha inciso zero, perché noi come territorio non siamo così ambiti, diciamo così, dal punto di vista politico. E allora credo che se la grande vittoria della SNAI, dal nostro punto di vista, a prescindere dai risultati che saranno comunque da capire, da studiare, da cercare, la grande vittoria è che oggi siamo qui. Siamo nelle Valli Occitane, siamo in Valmaira, siamo a 1200 metri e c'è una comunità da tutta Italia che si è mossa perché sostanzialmente crede in qualcosa, perché io dubito che, con tutto rispetto di tutti, la gente si muova dalle Madonie, dalla Sardegna o da altri posti, poi vedremo anche l'elenco delle persone da dove arrivate, lo faccia perché viene a farsi una gita. No, non è per farsi una gita, perché crediamo fermamente che la strategia nazionale renteana possa darci delle risposte innovative e diverse. E allora dobbiamo far sì che questo patrimonio non si disperda. Dobbiamo far sì che queste giornate di lavoro siano un ponte anche nei confronti del governo che verrà, qualsiasi governo verrà. La strategia nazionale interna è partita e qui dobbiamo dire grazie a un governo, perché è partito in quel momento, che era il governo Monti con il ministro Barca, ma poi ha superato le vicissitudini che tante altre esperienze sono state travolte e noi invece non siamo stati travolti da cambi di governi, da cambi di ministri e anche da votazioni. Quindi un ponte per il governo che verrà, per investire tutta la politica, dagli enti locali ai parlamentari, al governo, alle associazioni degli enti locali, perché adesso comincia la sfida. Per chi ha firmato la PQ, per chi è in procinto di firmare la PQ, adesso parte la sfida, sapendo che ci sono le difficoltà, ma adesso riparte un processo che è ben più complesso probabilmente della costruzione della strategia, che è l'attuazione. Allora, noi dobbiamo investire la politica delle nostre perplessità. Io mi auguro e spero che in questi due giorni, c'è stato anche un indirizzo, immagino, dato a chi farà il relatore, a chi gestirà le tavole rotonde, di far emergere quali sono le difficoltà, di far emergere però anche delle risposte possibili, e se non le troviamo in questi due giorni vedremo di trovarle con la Federazione delle Aree Interne, che a un certo punto dovrà costituirsi in un comitato operativo che possa essere interlocutore insieme alle associazioni, insieme ai politici, di ciò che emerge dai nostri territori. Perché noi abbiamo anche tante difficoltà, ma non nascondiamo che ci sono già dei risultati. Ci sono già dei risultati per la strategia renteana, anche se la strategia renteana non è ancora partita. E mi viene un esempio minimo. In Valmaira, da lunedì, quindi da tre giorni a questa parte, il servizio del TPL è aumentato, va bene? Abbiamo dei pullman in più e degli orari diversi, più vicini alle necessità dei cittadini e non vicini alle necessità del trasportatore. Allora, è un risultato, i risultati si vedranno alla fine, qualcuno ha già da dire, i pullman, abbiamo due pullman in più che viaggiano vuoti, va bene. Il costo per l'operazione, per la strategia nazionale interna su questa partita è 0 euro, è nata esclusivamente da una relazione che si è creata con l'Agenzia della Mobilità e questo è già un risultato, come è già un risultato per il territorio che ci compete e l'infermiera di comunità che è un anno e mezzo che è in valle, è un anno e mezzo che sta facendo la propria attività, operazione a costo zero sulla strategia nazionale area interna. Allora, dei risultati ci sono già. Delle difficoltà le abbiamo, ma io credo che sia il momento di far emergere con chiarezza alla politica tutta che il valore aggiunto della SNAI, al di là dei 200 milioni di euro della legge di stabilità e del miliardo di euro con i fondi strutturali, che sono fondamentali e sono importanti,
e che dovranno probabilmente anche essere integrati, perché se vogliamo far sì che questa non sia un'esperienza per quattro aree in regione, per ogni regione, ma sia un'esperienza che coinvolga tutte le aree interne del paese, dovrà essere sicuramente integrato. Ma il vero valore aggiunto è questa comunità, la comunità delle aree interne, che ha avuto da subito, dal primo giorno, da quel giorno a Elva, per quello che ci riguarda, che è il comune più in alto della valle, che è quello che ha più problematiche di accesso, che ha più problematiche di calo demografico, che ha più problematiche di tutto, ma che è il paese più bello della Valmaira, da quel momento si è creato subito un rapporto bidirezionale, comitato, centrale, strategia nazionale, area interna, territori. E io credo che questo collegamento sia stato fondamentale per poter immaginare e proiettare delle strategie. Poi si è aggiunto da subito, ma si è aggiunto tutto l'apparato regionale, e io voglio ringraziare realmente chi della regione ha seguito anche questa partita. Noi abbiamo avuto un riferimento, ma le direzioni corrispondenti, quindi ringrazio di cuore i rappresentanti della regione, anche quelli, soprattutto quelli qui presenti oggi. Ma questa è il grande valore aggiunto della strategia nazionale area interne. E allora, e chiudo, credo che proprio per questo valore, e visto che siamo in tanti, cominciano a essere di più, non in tanti, ma siamo di più in una fase di attuazione della strategia, uno dei tanti obiettivi del nostro lavoro di questi due giorni è costruire i presupposti perché un nuovo patto tra locale e centrale, e non uso localismo e centralismo perché sono chiaramente sminutivi di un processo che invece è istituzionale e deve essere istituzionale, deve essere oggettivamente corretto tra le istituzioni, un nuovo patto tra centro e locale è costruibile, si può costruire e dobbiamo costruirlo. E io credo che la bontà e la forza delle idee supera, e noi l'abbiamo visto nel piccolo, a livello locale, supera anche la burocrazia e tutto ciò che ne deriva. Stamattina, e chiudo veramente, ho ricevuto un messaggio, stamattina alle 6, da un amico che ha lavorato su questi temi. Il messaggio diceva: caro Roberto, che peso non essere lì con voi oggi in Valmaira. L'Italia che fu vinta, ma che vincerà, come dice la versione dell'Internazionale di Fortini, l'Italia che fu vinta, ma che vincerà, è simbolicamente tutta lì con voi. Io credo che, partendo da questo presupposto, che tutta l'Italia che simbolicamente è stata vinta, ma che vincerà, ci sono i presupposti non solo per fare due giorni di lavoro importanti, ma per dare gli strumenti a chi, ripeto, governo che verrà, burocrazia che c'è, darci gli strumenti per far sì che questa esperienza bellissima, impegnativa, perché le difficoltà logistiche non sono solo nell'organizzazione di un evento come questo, per i comuni come quello di Acceglio, che ha 140 abitanti, o come il mio, che ne ha 80, capite benissimo che le difficoltà sono ben maggiori a gestire anche un processo del genere. E anche su questo io lancio un guanto di sfida, in Valle lo stiamo già facendo, valutiamo il ruolo, gli strumenti, qual è la governance per gestire queste partite, i comuni, le unioni, una struttura superiore, non lo so. Ragioniamo sulle fusioni, non mettiamoci dei tabù, l'obiettivo sono i cittadini delle aree interne, non sono né le istituzioni, né la burocrazia e né i politici, sono i cittadini delle aree interne. E allora chiediamoci qual è lo strumento più idoneo per far sì che la risposta ai cittadini possa essere piena, perché per quello che riguarda le nostre valli non c'è più tempo da perdere. Quindi vi auguro veramente, tanto ci vedremo ancora, ma vi auguro due giorni di lavoro. Abbiamo pensato a un piccolo omaggio come benvenuto per quello che siamo riusciti a fare. Voglio qui ringraziare l'associazione Spazio Città, che ha gestito insieme al Formez, che ringrazio, al comitato, che ringrazio, l'organizzazione. Badate che organizzare un evento così da noi è cosa ardua, e quindi di cuore ci saranno delle pecche, abbiamo visto, ci saranno delle cose che probabilmente non funzioneranno. Quello che non ci sarà e non c'è stato è il massimo impegno per farvi sentire a casa, come storicamente è una terra, come la nostra terra, le nostre valli, le nostre montagne, e soprattutto per lasciarvi anche un buon ricordo di valli che, come, hanno tanto da dire e tanto da dare. Quindi grazie di cuore e buon lavoro.